Questa l'hanno restaurata da poco. Questa si chiama chiesa. Questa è una chiesa medievale. Le chiese medievali, nella maggior parte dei casi. No, sì, sì, sì. Allora, aspetta, aspetta. Questa è la cappella che vi dicevo prima, questa prima si comandano i morti dei grandi sacerdoti, cose varie, no? Poi dopo diventa una cappella laicale, privata, e quella dei giacimenti, ci sono ancora le ossa dentro, ora stanno lì. Ma qui c'è lo Zambognano. Come? Aspetta, mo piano piano. Quindi questa è la cappella nina che ci sta dentro la chiesa, che è questa di Santa Maria della Mano. Mo che cosa c'è da vedere qua in particolare? L'affresco del DS, questo è uno studioso che sta portando avanti delle ricerche solo sugli affreschi di Geste o IS in tutta Italia, e ce ne sono 15 che lui fino ad oggi ha ritrovato. Uno lo segnalai io, che sta ben afro, e tra questi 15 ce ne sono solamente 5 in affresco, gli altri sono scolpiti, sono varie cose, no? Di questi 5 solo 2 sono i più vecchi. Questo è quello lì che sta a Napoli, credo a San Giovanni Carbonato. A Carbonato, San Giovanni a Carbonato. Una cosa stupenda. Sono i più antichi in Italia, diciamo. Quindi sopra lo vedete la porta, il dottore che parla della chiesa, che parlano, riparlano della virginità di Maria, quindi tutto legato alla storia di Maria. E le scene iniziano proprio da qui, se vedete qui. Qua abbiamo visto l'albero genealogico di Maria, dove ci sono tutti i profeti che hanno parlato della venuta della Madonna, direttamente di Gesù, e quindi di conseguenza la Madonna la vedete soprattutto, e qui la linea dei re da cui discende la Madonna, i profeti che l'hanno annunciata. Invece da quest'altra parte inizia la vera storia della nascita di Gesù, praticamente, perché inizia con l'annunciazione dell'angelo di Maria. Ci sono delle piccole particolarità, il fatto che la Madonna infonde lo Spirito Santo in Maria con un essere che non si capisce che cosa sia, in quel raggio che va verso Maria, quindi è una piccola particolarità storica che solo qui e in un'altra chiesa, questo è quello che dicono gli studiosi, che non so cosa. Sì. Poi c'è la nascita di Gesù, con questa è la vera scena che viene tratta dal Protovangelo di Giacomo, molto rara in Italia, tra le poche in Italia, e mi sembra che un'altra sia il Duomo di Napoli, sulla stessa falsariga di questo sulla stessa falsariga dell'altro. Quindi il bambino, come se fino all'inizio del Novecento si... Scusami, ignoranza, poi ma il proto Vangelo è un Vangelo apocrifo, riconosciuto dalla Chiesa. Sì, poi loro si basavano molto sul proto Vangelo, perché venivano descritte scene che erano facilmente riproducibili. Per esempio il presepio napoletano si ispira molto ai Vangeli apocrifi. Qui c'è l'ostetrica, questa è la cosa particolare che dà la mano alla Madonna, esatto, quella lì, la famosa ostetrica che si chiama Salome, che si chiama, adesso il nome non lo ricordo più, però che la mano viene, si necrotizza la mano, perché lei vuole toccare con mano, vedere se la Madonna era vergine o meno, ciò che parlano i padri della Chiesa e difendono la virginità di Maria, che poi quella mano si salva e come si dice, viene
rigenera, diciamo così, dopo aver bagnato, fatto il bagnetto, diciamo così, a Gesù. Questo è uno dei costumi locali, diciamo, se vogliamo, ma siamo ancora ai primordi, non esisteva ancora un costume locale, però io l'ho preso come punto di riferimento. Invece da quest'altra parte abbiamo una scena bucolica dove Pino Cala dell'UNESCO viene a fare degli studi su tutti gli strumenti musicali che sono presenti in questa cappellina, e non lo hanno mai decretato con una motivazione scritta, ma per loro in quel libro è messo tra i primi affreschi zampognari in Italia. Quindi questo, ai dati di fatto, risulta il più antico zampognaro in affresco d'Italia. Poi qua c'è la visitazione dei re e dei magi, quindi iniziamo ancora sotto. Poi di qua è da sotto, c'è la dormizia con la mia Vergine, la Madonna che giace sul catafalco, praticamente con tutti i apostoli attorno. Poi c'è l'assunzione di Maria verso il cielo, capisci? Là ci sta il cordone che San Tommaso, la Madonna da San Tommaso, in segno di testimonianza che lei veramente sia stata, transitarci, e la l'incoronazione di Maria. Brava, ci è la l'incoronazione di Maria, non lì. E quella è l'incoronazione. I due stemmi che vedete lì sono delle praticamente hanno subito delle modificazioni del colore, quindi non si capisce com'era, ma il vero stemma è quello lì in sala. E tra parentesi, poi io ho ritrovato. Quale stemma? Dove sta? Ad oggi è lo stesso. Sto cercando di studiarlo per bene, perché non è ancora, non si capisce bene proprio di questo. Perché se lo imputiamo ad una famiglia, allora questa chiesa è molto più antica di quello che stiamo dicendo. E questa è un'altra cosa, che sono quelli del 700, cioè gli ultimi. Non si sa, bisogna capire. Qua ci sono altri scheletri fuori. Però anche in base alla prospettiva anche della volta, degli affreschi della volta, non si può risalire anche allo stile. No, questa è una cosa che devono fare gli studiosi, io non certo sono una persona. Ah, quindi quello stemma è fondamentale. È fondamentale per riuscire a ricostruire in effetti l'epoca. Praticamente quelli che stavano qui, che furono restaurati da un certo Carlo Andreani, hanno subito una modificazione, un'ossidazione praticamente. Carlo Andreani nel 1950 è disparito. Si vede infatti il restauro. E hanno subito una trasformazione, ma penso che già non c'erano più, e lui forse arbitrariamente ha messo quei colori là. Ma quello è vero. Quello è l'unico rimasto. Quello è il colore di cui vi parlavo io. Quello è il vantaggio. Quello è l'abitato. La porta che si è adesso corrisponde precisamente come si trova, le due torri precisamente come si trovano, sia da parte, ma quello che è esattamente qua tocchiamo le note dolenti, ma quello che lascia capire molto di più che sia questo il borgo e non un altro è proprio l'intersezione che vedete di quei muri di a sinistra, si incrociano, una cosa molto strana tra parentesi, perché nell'intersezione delle muraglie di Castellano ci sono delle torri in generale, sì. E invece quella fa capire che proprio il nostro castello, poi io ho dovuto fare tutta la ricognizione con la donna e capire che sia questo in particolare del castello. Questa è esatto, lo stemma dei Manzano sta proprio nella somma, proprio al vertice, secondo me. Sì. Nel borgo sì. Ci sono delle chiese che voi vedete con dei rosoni, cioè quella che sta a sinistra, che è grande, che lascia capire che è una chiesa madre, quindi una chiesa principale, infatti Santa Lucia è la chiesa arcivescovile madre fino al 1600 e si trova all'interno del borgo, e non è quella che diciamo noi, che gli storici continuano a dire che Santa Lucia è quella che frequentiamo noi, no, perché quella lì è l'altra, quella che sta proprio di là, ed è Santa Maria Castello, di diritto baronale, quindi apparteneva al barone e non al popolo. Poi c'è
l'altra in mezzo che è quella di San Martino di Tours. Rimane dal 1600 diventa dal 1600 questa arcipelagua e quella inizia a fresco è la via fresca.